Io sono nato qui a Bergamasco, però ho vissuto fino a 20 anni a Genova. Dopo i 20 anni, siccome avevo il pallino di fare il cinema, ero riuscito, non dico proprio a convincere i miei genitori, ma a far capire alla gente che il mio destino era andare a vivere a Roma. E mentre ero a Genova, vinsi una borsa di studio per andare a studiare architettura e scenografia a Roma, così salutai con grande entusiasmo i miei e sono andato a Roma a vivere i miei 5 anni dell'università. Naturalmente, dopo i 5 anni di università, ero già infilato nel cinema fino a qui. Le due persone che avevo vicino erano appunto Vittorio Gassman e Audrey Hepburn. E io sono quello lì. Bergamasco non l'ho mai lasciato, mai dimenticato, anche perché avevo sia da parte da mia madre che da parte di mio padre due famiglie numerose, piene di affetto nei miei riguardi, che era contraccambiato. Con Fellini, Tre passi nel delirio, è un film che è stato fatto appunto a Roma negli anni 60. 153 film nella mia vita ho fatto, mi è sembrato giusto e avevo comprato questa casa, mi è sembrato giusto tornare a Itaca. Quindi un grande scenografo che mi ha trovato a Cinecittà quasi bambino, che era Gino Brosio. Gino Brosio è stato un grandissimo scenografo e mi ha insegnato tante cose nel mondo della scenografia. Intanto andare a documentarci storicamente sulle cose che devi poi far vedere o ricostruire o far vedere al regista per un film. E la vita continua. La regia era di Dino Risi, erano parecchie storie d'amore ambientate nel tempo subito, durante la guerra e subito dopo la guerra, e la vita continua. Ogni film, specialmente per uno scenografo, ti passano tonnellate, ti passano camion interi di roba che poi vanno a finire qui o là o là o là. Siamo arrivati alla discarica, lui ha fatto alzare il camion, e rotolando giù la roba dal camion c'era anche questo pezzo di ferro che era lo scudo di Clint Eastwood che avevo fatto io nel film. Me lo sono preso e l'ho portato a casa. Questo era lo scudo che Clint aveva sul suo stomaco e lo diceva il copione, io l'ho fatto in cartone e poi gli ho fatto vedere a Sergio, fa, sì, fammelo di questa misura qui. Gli ho detto, Sergio, fammi i punti, le crocette se vuoi, di dove vuoi che ci siano i colpi in arrivo. Mi ha fatto le crocette e sono andato dal mio fabbro e con un grosso trapano abbiamo fatto i punti così, mi ha fatto queste cose per poter poi legare i cordoni che fossero come fossero due bretelle e così abbiamo fatto lo scudo. Anche questa è una delle valigie di Claudia Cardinale, ne ho fatte parecchie per lei e quando una delle volte che scende dal treno scende con una di queste valigie qui. Niente, sono modelli presi al millimetro,
dalle fotografie d'epoca e ricostruiti uguali a come erano al tempo dei pionieri. Claudia Cardinale e Jason Robert, che si parlano fra loro, nella cucina di Claudia Cardinale. E io avevo fatto costruire questo, disegnandolo perché l'ho preso da un libro di pionieri del West, ecco, e questo è questo oggetto qui. Poi finito di girare, finito il film, non dovevo riconsegnarlo a nessuno e Sergio Leone mi ha detto: portatelo a casa a te, c'hai il castello. Questo per esempio nel film, tra l'altro me l'ha regalato l'attrezzeria a Cinecittà, Ben-Hur, il film Ben-Hur, ecco. Per Nerone, Peter Ustinov, che faceva Nerone, suonava questa lira. È un pezzo del film La Venere Imperiale, interpretato da Gina Lollobrigida, dove lei a un certo punto va da questo grande scultore dell'epoca, il Canova, e lui fa un bozzetto di una sua statua per lei. Una delle tante statue in gesso che sono servite per il famoso film Cleopatra, un film grosso, un colossal, con Liz Taylor, che l'hanno girato a Roma. Un'occasione tira l'altra, mi ricordo, eravamo a fare delle riprese cinematografiche in Spagna e incontro una persona che è stato importantissimo per me. Siamo nel cimitero che stavamo costruendo, era venuto Sergio a farci visita, questo sono io. Quando abbiamo fatto finalmente qualche cosa di serio insieme in Spagna, sono andato poi a salutarlo il momento in cui stavo venendo via e mi ha detto: ma tu adesso dove? Vado a Roma. E lui mi fa: beh, quando vengo a Roma anch'io me te compro, mi ha detto. Per cui da quel momento in poi ho capito che ero uno della sua squadra. Il cimitero del buono, il brutto e il cattivo. Eravamo coetanei, insomma. Le esperienze avute nella vita erano più o meno simili. E l'abbiamo fatto in questa zona qui della Spagna. È una zona curiosa perché ha questa montagna spezzata in due. Lui era il figlio di un regista, perché il padre di Sergio era un regista del cinema muto e Sergio ha fatto una grande esperienza, un grande tirocinio con suo padre. Io che ci sono arrivato qui sopra, non più alto di mezzo metro, così c'è quello che rimane della fortezza del Cid Campeador. C'era una volta il West e queste sono fotografie appunto che riguardano Sergio quando è venuto a vedere la stanza che avevo fatto per la Claudia Cardinale. Sergio mi aveva detto: fammi poi questa camera da letto che è la camera di Claudia, così e così. E io sono andato a documentarmi. Le faceva vedere a Claudia come doveva girarsi attorno perché scopriva questa camera da letto per la prima volta e Sergio gli faceva vedere i gesti che doveva fare nello scoprire la camera dove avrebbe poi dormito lei. L'ho fatto vedere a Sergio Leone, se l'è portato lui a casa nel magazzino e poi l'abbiamo montato nel film. E questo letto che ne famo? E io gli ho,
gli ho fatto vedere, mettiamolo nella camera di Claudia perché l'ho pensato per lei. Ah, vabbè. Ho curato questa amicizia e siamo andati avanti, per cui mi sono fatto, per esempio, appartengono alla storia del nostro cinema. I film, appunto, per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto e il cattivo, C'era una volta l'West, Giù la testa, sono film che sono rimasti nella storia del cinema italiano. Sono portato a casa e a Roma, e poi da Roma me lo sono portato qui e l'ho montato qui. Come era? Come l'ho progettato? La mia vita è stata abbastanza movimentata. Ero una persona che in quel tipo di cinema lì, degli anni dai 50 agli 80, ero conosciutissimo nel mondo del cinema. Era un film con Sordi, De Sica, Gloria Swanson e Brigitte Bardot, e questa è la statua di mio figlio Nerone. Perché ero uno dei 10-15 scenografi più importanti del nostro cinema italiano. A Messina con Thomas Millian e con l'aiuto regista, con Dario, che era l'aiuto regista. Questo sono io con Jean-Paul Belmondo e lassù in cima, dentro questa piccola nave che a noi serviva per girare, è Edoardo Spadaro, un vecchio attore e cantante italiano. Un giorno sono arrivato a Parma con un bel tartufo, gliel'ho dato a Tognanzi, un tartufo, ma dove l'hai preso? Al mio paese siamo pieni di tartufi. Locali notturni che io ho fatto a Roma durante la Dolce Vita, perché il primo lo feci, Le Grotte del Piccione, ha avuto un successo enorme. Ne ho fatti altri 5 dopo, e questo è uno di quei locali notturni che ho fatto, è il Brigadoon. Era il momento che andava bene il turismo romano. Fellini poi ci aveva dato una bella botta con i suoi film, La Dolce Vita, eccetera, eccetera. Fizzarotti, il regista, Gianni Morandi, eravamo a girare tutti, io ho fatto tutti i suoi film di Gianni. Nel mondo del cinema il mio entusiasmo si riversa nella tua tazza, il tuo nella mia, e rimessi insieme diventano, insomma, il cinema è questa roba qui, fatta di continua osservazione della vita, di continuo entusiasmo nelle cose che vai a scoprire, e non finisce mai.